Pronto, pronto. Sedute composti, per favore, grazie. Grazie mille. Sì, sì, sì. Zamba, vieni. Allora, grazie della vostra presenza, siamo all'ultimo intervento di questa due giorni di Vigevano di sostenibilità, equità e solidarietà sulla sostenibilità. Insomma, siamo soddisfatti di aver portato dei temi importanti a Vigevano. Abbiamo portato anche l'ingegner Girardi, che ci ha spiegato come si raccoglie il rudo, perché noi qui a Vigevano la spazzatura è il rudo. E chiudiamo con il nostro fondatore Pallante, Maurizio Pallante, che ci parlerà del famoso imbroglio. Non è tanto famoso, però facciamolo diventare famoso. L'imbroglio dello sviluppo sostenibile. È famoso lo sviluppo sostenibile, e noi adesso vogliamo far diventare famoso l'imbroglio. E niente, penso che con Maurizio si potrà, insomma, avere delle notizie che possono renderci edotti su certi temi. Due parole di introduzione, poi penso che l'evento, non so, lo facciamo durare un'ora e mezza, lasciando poi aperto al dibattito, alle domande, ecco, diciamo così. Allora, io pochi giorni fa ho letto una settimana fa un lungo intervento, io non l'ho seguito, ma ho letto un lungo intervento degli industriali di Confindustria Piacenza, che hanno fatto un simposio circa 3 settimane fa, quindi non troppo lontano da qua. E sono un po' inorridito, diciamo, scorrendo, ecco, i messaggi che questa lobby ha dato sulla loro visione, perché costoro sostenevano senza alcun imbarazzo proprio che la decrescita felice è insostenibile. Cioè, non è sostenibile lo sviluppo infinito, ma saremmo noi, diciamo, insostenibili. Che l'industria e la società hanno bisogno di crescere e di essere sostenute, quindi anche da contributi, diciamo, pubblici. Idem la demografia deve crescere, e certo che deve crescere, perché se no come si fa a alimentare, diciamo, il loro business? Dove trovano nuovi consumatori per continuare a comprare i loro servizi e le loro merci? Per alimentare l'industria italiana occorre, ecco, un altro punto che dicevano, occorre deregolamentare, quindi togliere vincoli, togliere norme. Ad esempio, per fare le paleoliche sui crinali si deve deregolamentare, non si deve neanche chiedere il permesso, perché gli serve più energia, gli serve talmente più energia per produrre sempre di più, che sono arrivati a dire che poi, oltre a tutto questo, quindi oltre alla green economy, che fondamentalmente serve per fare profitto, diciamo, agli industriali, ma non basta, servono anche, hanno detto loro, le centrali nucleari, magari è pure di quarta generazione, che non esistono, però fa niente, loro intanto si stendono il tappeto della crescita infinita. A me pareva di sentir parlare, leggendo questo intervento, come in un consesso di tanti dottor Stranamore, cioè folli praticamente, ecco. Invece erano dei semplici industriali pronti a tutto, anche a dire enormi sciocchezze e falsità, sapendo quello che stavano dicendo e facendo, a girare la realtà sotto sopra con palesi e imbarazzanti inganni semantici, pronti a calpestare i diritti, a deturpare l'ambiente, pur di continuare a andare in giro tipicamente con il loro Porsche e Ferrari, e a far crescere i loro fatturati già record e a continuare a accumulare sempre di più, perché non è che loro producano per sfamarsi, ma hanno già tanto e vogliono ancora di più. Ecco,
Nel libro di Maurizio Pallante, che molti di noi, non tutti, avranno comunque letto, Maurizio ci invita a riflettere criticamente su uno dei problemi del nostro tempo fondamentali, cioè le falsità fondamentalmente che ci tocca sentir dire in certi ambienti economici, politici, lobbistici, sui media, che sono poi il braccio armato di queste persone. In particolare quando si tocca questo tema qua, diciamo, lo sviluppo sostenibile, cioè il nome stesso è un imbroglio. Attraverso un'analisi rigorosa e documentata, Maurizio ci smaschera fondamentalmente, fa un debunking, ecco, delle contraddizioni e delle ipocrisie che spesso si celano dietro questo termine abusato, perché ne sentiamo parlare tutti i giorni, da tutte le parti, in TV, sui giornali, mettendo in luce le profonde criticità del modello di sviluppo dominante e del modo di produzione industriale. Ecco, questa è anche una sua parola chiave, diciamo. Tutti questi imbrogli fondamentalmente servono al sistema per continuare a non fare nulla, cioè a continuare su questa strada suicida, per rimediare alla situazione climatica e ambientale catastrofica, che pure si mostra in tutta la sua gravità, è sotto gli occhi di tutti, ma ovviamente si fa finta di niente. Ecco perché si usano tutti questi inganni semantici, questi imbrogli di cui ci parlerà ora Maurizio. In questo libro Maurizio non si limita a criticare, ma è proprio suo tipico. Suggerisce anche delle possibili soluzioni, è questa la parte fondamentale, diciamo, un po' del testo, del programma politico, quindi la soluzione dei problemi prima enunciati. Propone anche un'alternativa, cioè un nuovo paradigma di economia e di sviluppo, ma cioè sviluppo sì, ma basato sui principi della decrescita. Sembra un ossimoro, ma non lo è, sui valori della convivialità, della spiritualità, della giustizia sociale, della conversione economica dell'ecologia, che ci spiegherà esattamente che cosa intende, verso una vita degna di essere vissuta, che non è quella dell'accumulo, secondo noi. Il libro di Maurizio, secondo me, è un testo fondamentale per chiunque voglia comprendere le sfide che l'umanità deve affrontare nel nostro secolo, che è decisamente uno dei più difficili che l'umanità nei millenni si è trovata a affrontare, e che fondamentalmente è un secolo veramente critico, talmente critico che io penso di spartiacque tra la salvezza e la dannazione, perché come forse saprete abbiamo raggiunto tutti i tipping points, cioè tutti i punti di non ritorno fondamentalmente, quindi anche se smettessimo di combinare guai, non necessariamente, diciamo, il sistema della biosfera rientra nel suo equilibrio iniziale. Quindi oggi abbiamo il privilegio, ecco, di ascoltare l'autore stesso di questo bellissimo libro, che ci parlerà del testo e ci guiderà in un viaggio affascinante e provocatorio attraverso le pieghe e gli imbrogli, gli inganni semantici dei fautori dello sviluppo sostenibile, che io definirei, ma del resto lo fa anche l'autore nel libro, lupi travestiti da agnelli col vello verde. Perché questo sono. Prima di dare la parola quindi a Maurizio, e mi avvio alla conclusione, vorrei porre all'attenzione di tutti alcune riflessioni e domande che il libro mi ha suscitato, ma poi potremmo stare a dibattere, e sarebbe bellissimo anche tutto il giorno, su questo testo fondamentale. Che cosa significa lo sviluppo sostenibile? Perché non è che lo sappiamo necessariamente tutti, ci sono anche delle persone nuove che è molto bello che ci vengano a conoscere. Quali sono le reali alternative al modello dello sviluppo attuale e come attuarle queste alternative? Ci si deve continuare a sviluppare per forza? Cioè è proprio obbligatorio che lo sviluppo debba cioè questa visione dei progressisti è poi così bella? Perché si continua a far finta di niente della gravità della situazione, e quale ruolo possiamo giocare noi come cittadini, dato che la politica non è che stia
si stia molto occupando di questi aspetti fondamentali, cioè sta continuando a spingere la locomotiva contro il muro. Quindi a questo punto uno ci si chiede, ma io come cittadino, diciamo, negli endpoints, nelle periferie, che cosa posso fare per costruire un futuro migliore o almeno ormai perlomeno decente, perché siamo arrivati a questo punto. Ecco, io penso che questo libro possa darci gli strumenti per affrontare tutte queste sfide con consapevolezza e responsabilità, anche a livello politico, perché dietro questa visione, è fondamentale ricordarlo anche alle persone che non ci conoscono, c'è un progetto politico che speriamo possa partire o comunque influenzare, diciamo, le parti politiche attuali. Sono certo che questa presentazione sarà un'occasione preziosa per approfondire le nostre conoscenze su questo tema così importante e per riflettere sul futuro quanto mai incerto del nostro pianeta. Quindi ecco, vi ringrazio da parte mia per l'attenzione in questi 5 minuti di introduzione, vi auguro buon ascolto e cedo la parola a Maurizio, che ringrazio ovviamente per essere qui con tutti noi. Quindi a te la parola per commenti a ruota libera e poi io credo che faremo una sorta di dibattito, commenti e varie domande da parte di chiunque. Grazie Maurizio. Io ringrazio Fabrizio per questa presentazione e faccio una premessa. Se durante l'esposizione delle cose che dirò a qualcuno vengono dei dubbi o dei desideri di approfondire, interrompetemi senza nessuna preoccupazione e cercherò di poter rispondere alle domande che fate. Mi sarebbe piaciuto, lo dico così, che questo cerchio fosse un po' più stretto, perché no, ma state pure fermi. No, perché mi piacerebbe che fosse una cosa colloquiale la nostra, perché è una posizione così, diciamo, controcorrente rispetto a quella attuale, che merita un approfondimento e merita confronto diretto tra le persone, non soltanto la divisione tra chi parla e chi ascolta, insomma, ecco. Vorrei fare un'altra premessa prima di entrare nel merito. Mi spaventa la scelta che hanno fatto le forze contrarie alla posizione che noi sosteniamo. Non so se avete visto, insomma, il manifesto della Meloni, Ecofollie, questo era il titolo, cioè come se l'ecologia fosse una follia, o il fatto cercano di far passare l'ecologia come qualche cosa che serve ai ricchi, che possono fare i ricchi e che danneggia i poveri, perché impone dei costi per ristrutturare le case, perché costringe a cambiare l'automobile, perché pone delle limitazioni alla circolazione automobilistica nelle città con le zone a 30 km all'ora, eccetera. E questo discorso è un discorso che, diciamo così, cerca di ribaltare quella che è la sensazione delle persone del peggioramento delle condizioni di vita come una responsabilità degli ambientalisti. Ci sono due quartieri, ultimamente leggevo un articolo, due quartieri dell'ovest periferici dell'ovest di Londra, in cui c'era una forte prevalenza di laburisti. I conservatori hanno fatto una politica per dire alla gente: guardate che se vanno al potere i laburisti avrete dei costi in più, avrete delle limitazioni in più, avete dei problemi in più, perché loro che vivono nel centro di Londra non hanno delle difficoltà e scaricano i costi delle questioni ambientali su un peggioramento della vita della povera gente. Bene, hanno recuperato il 20% dei consensi, hanno cambiato completamente, passando da minoranza a maggioranza. E quello che mi stupisce è che tutte le volte che io faccio degli incontri con delle persone che sono motivate dal nostro punto di vista, non si riesca ad andare oltre la diagnosi dei problemi. Sento delle relazioni accuratissime di punto in cui siamo, delle cause che l'hanno provocato, dei problemi che porteranno a crescere continuamente e così via, va bene, ma non si arriva mai alla terapia di questa diagnosi. Io non so se voi andreste da un medico che vi fa una diagnosi accuratissima di una malattia che avete, ma che non vi dica la terapia. Eppure questa è la situazione. Vengo da un incontro a Genova,
30 relazioni in cui delle persone raccontavano la propria bravura nel fare l'analisi dei problemi, va bene, a persone che erano già convinte. Ma che cazzo lo fai a fare questo incontro? A che serve? Cioè, bisogna parlare agli infedeli, non a quelli che sono già dalla nostra parte, ma gli infedeli non c'erano in quella situazione. Allora, ho cercato di affrontare questi temi con questa metodologia. Ho fatto anche in quella sede un intervento in cui ho detto: guardate, vi faccio questa proposta di soluzione concreta dei problemi. Se avessi parlato a una mattonella di Faenza, il risultato sarebbe stato lo stesso. Lo stesso, cioè proprio non gliene importava niente. Bene. Allora, cerchiamo un po' di capire. Questo libro, Un Brodo di Sviluppo Sostenibile, nasce da una indignazione. L'indignazione di quelli che ci stanno prendendo in giro, utilizzando le parole per convincerci a fare delle cose che non sono reali, che non sono vere. Come nasce questo mito dello sviluppo sostenibile? Ecco, innanzitutto comincio a dire che bisogna capire la differenza tra sostenibilità e sviluppo sostenibile. La sostenibilità è un concetto che mette in relazione la specie umana con la biosfera. Noi abbiamo bisogno, per vivere, di cose che troviamo nella natura, nella biosfera, e dopo averle utilizzate le riscarichiamo nella biosfera sotto forma di rifiuti. A questo punto della storia umana consumiamo più risorse di quelle che vengono rigenerate dalla biosfera attraverso la fotosintesi clorofilliana e mandiamo più sostanze di scarto di quelle che possono essere assorbite. Se va avanti così, lo diceva prima Fabrizio, si arriverà, se non si è già arrivato, a superare dei punti di non ritorno, per cui anche se a quel punto facessimo tutto, abolissimo le emissioni di CO2 e compagnia bella, non servirebbe più. E c'è stato recentemente un intervento della JP Morgan, la più importante banca americana, che dice: guardate, sono tutte balle quelle che state dicendo, no? Non c'è nessuna possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Voi sapete che l'Unione Europea ha fissato l'obiettivo, non mi ricordo, dopo la COP21 di Parigi, dice: dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 e azzerarle entro il 2050. La risposta più logica a questa cosa è una sonora risata, perché non è possibile. E la banca gliel'ha detto ieri a tondo: guardate che non c'è niente da fare, noi dobbiamo rimandare il problema della riduzione delle emissioni di CO2 dopo, alle date che sono fissate. Ed è un'altra balla da mettersi a ridere, perché le cose o si fanno adesso o poi, se si fanno troppo tardi, non si potranno più fare dopo, troppo tardi. Allora, la sostenibilità l'abbiamo superata, sapete, noi consumiamo più risorse di quelle che vengono rinnovabili, quelle che vengono rigenerate. A luglio le abbiamo già finite. Tenete conto che a luglio finisce le risorse consumate da tutta l'umanità. L'overshoot day in Italia è a maggio. Negli Stati Uniti è a marzo, non so quando sia, nei paesi arabi del Golfo è a febbraio. Cioè, si vede che se l'umanità consuma tutte le risorse che la biosfera rigenera in un anno, entro il mese di febbraio, di marzo o di maggio, non c'è futuro per l'umanità. Bisogna ridurlo. Anche, possono dire quello che vogliono. Sono potenti gli industriali, preferiamoci quelli di Piacenza, ma i cicli biologici, biochimici, rispondono ad altre logiche, non rispondono alla volontà degli industriali. Primo aspetto. Secondo aspetto, mandiamo nella biosfera una quantità di sostanze di scarto superiori a quelle che possono essere metabolizzate dai cicli biochimici, dalla fotosintesi clorofilliana sostanzialmente, no? Alcune sostanze non possono essere metabolizzate perché sono sostanze di sintesi chimica e si accumulano. Pensate alle masse di bottiglie di plastica che negli oceani, ma i rifiuti di carattere tossico, insomma è una cosa, non possono essere, quelli vanno troncati assolutamente, perché e poi ci sono dei rifiuti che sono biodegradabili, che potrebbero quindi essere metabolizzati dalla fotosintesi clorofilliana, ma ne mandiamo in quantità superiori a quelle che la fotosintesi può biodegradare, ed sono le emissioni di CO2.
che comportano tutte le cose che sappiamo dal punto di vista poi dei cambiamenti climatici e così via. Nel libro c'è una descrizione di questi aspetti in maniera sintetica, però diciamo, credo esaustiva nei loro elementi fondamentali. Bene, questo è il concetto di sostenibilità, rientrare nei limiti della capacità della biosfera di fornire le risorse che consumiamo e di metabolizzare gli scarti in cui trasformiamo queste risorse dopo averle utilizzate. Hanno fatto passare il concetto di sviluppo sostenibile come fosse una sorta di doppione del concetto di sostenibilità. È il contrario del concetto di sostenibilità, questo bisogna che sia chiaro, no? Perché innanzitutto linguisticamente, se parlo di sviluppo sostenibile, il concetto di fondo è lo sviluppo. Sostenibile è un aggettivo che vorrei dare allo sviluppo. Quindi già cambia il punto di vista. Lo sviluppo sostenibile sarebbe la possibilità di continuare a far crescere l'economia riducendo l'impatto ambientale di questa crescita economica, no? È stato formulato per la prima volta nel 1987, quando l'Unione Europea, no, scusate, l'ONU si è resa conto che quello che aveva detto il Club di Roma nel 72 era vero. No, ha raccontato come fosse una cosa, diciamo, campata per aria, che non aveva senso, si è levata una valanga di critiche nei confronti degli studiosi del Massachusetts Institute of Technology che avevano fatto quella previsione. Nell'87 l'ONU fa una commissione per lo sviluppo e l'ambiente, perché si rende conto che lo sviluppo crea dei problemi all'ambiente che non sono sostenibili se si va avanti perseguendo la stessa strada. Ed è stato un tentativo di conciliare lo sviluppo economico con la riduzione dell'impatto ambientale, Commissione per lo sviluppo e l'ambiente. E in quella sede è stato formulato il concetto di sviluppo sostenibile, che è stato esemplificato con una formula che tutti ripetono come un mantra, ma che è una cosa, diciamo così, insensata. Dice, lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alle generazioni presenti di soddisfare le proprie esigenze senza precludere la possibilità che possano soddisfarlo in futuro le generazioni future. È un discorso tutto antropocentrico. Bisogni delle generazioni presenti, bisogni delle generazioni umane future. Quando il discorso della sostenibilità mette in relazione la specie umana con la biosfera, sparisce questo elemento qua, tutto concentrato. E se siamo coerenti fino in fondo, la causa principale di questo sviluppo insostenibile è proprio l'antropocentrismo, cioè credere che tutti gli esseri viventi che ci sono sulla Terra sono a servizio della specie umana, non abbiano una loro funzione specifica, che è il concetto messo in discussione nella seconda metà dell'Ottocento da Ernest Haeckel, il fondatore dell'ecologia, che è la scienza che studia le relazioni di reciproca interdipendenza che ci sono tra gli esseri viventi di tutte le specie e con i fattori abiotici dei luoghi in cui vivono. Bene. Allora, questo concetto dello sviluppo sostenibile è un'esaltazione dell'antropocentrismo, la negazione di questa conoscenza scientifica. Sapete chi è l'unico che ha preso per questo concetto in maniera approfondita? È Papa Francesco, con l'enciclica Laudato Si', in cui ribadisce sin dall'inizio alla fine e nel concetto fondamentale dell'ecologia integrale che tutti siamo in relazione. E lui gli dà anche una connotazione di carattere religioso, che non è necessaria, nel senso che la scienza già l'ha definito, ma che per un cattolico è una cosa ancora in più, perché la rottura di questi rapporti di reciproca di interdipendenza significa rompere il disegno del creatore. Questo è l'elemento in più che viene messo in campo. Va bene, fatta la conferenza sull'ambiente e lo sviluppo nell'87, si sono resi conto che la cosa non funzionava. 5 anni dopo, nel 92, rifanno una conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, l'ONU, a Rio de Janeiro, perché di nuovo si rende conto che comunque la contraddizione tra la crescita economica, lo sviluppo e l'ambiente continuava e persisteva. E in quella sede, nel 92 a Rio de Janeiro, hanno deciso di non decidere niente.
hanno rimandato la decisione delle cose da fare a una serie di incontri da svolgersi annualmente, le COP. La prima COP è stata svolta a Berlino nel 1995, 3 anni dopo il congresso che c'è stato a Rio de Janeiro, e da allora si sono riuniti fino a 196 rappresentanti di 196 paesi, politici, tecnici, così via, con delle spese e dell'impatto ambientale colossale, per ridurre le emissioni di anidride carbonica, trovare la soluzione per ridurre l'emissione di anidride carbonica. Il risultato è che dopo ogni COP le emissioni di anidride carbonica sono aumentate. Io, anche se tanti anni che vivo in Piemonte, ho vissuto più in Piemonte che a Roma, dove sono nato e cresciuto, va bene? Ogni tanto mi viene in mente qualche cosa, qualche modo di dire dei romani, no? E quando a Roma una persona compie lo stesso errore per un numero ripetuto di volte, senza mai cambiare, facendo le stesse cose, gli dicono o ce fai o ce sei. No? Sei decoccio. Sei decoccio, ma oltre a quel sei decoccio, cioè o ce fai o ce sei. Cioè, tu credi veramente le cose che stai facendo e sei decoccio? O fai finta di crederci? In malafede. Ora, io sono convintissimo, insomma, che la maggior parte delle persone che si riunite fossero, sapessero quello che facevano, no? Che non ci fossero, ma ci facessero. Ma perché ci facevano? Perché cercavano di conciliare l'inconciliabile, di conciliare l'aumento della produzione con la riduzione dell'impatto ambientale. E questo è impossibile. Anzi, le emissioni di CO2 sono aumentate, perché dal 1990 al 2010 sono aumentate di una parte per milione, dal 2000 al 2010 di 2 parti per milione, dal 2010 in avanti di 2 parti e mezzo per milione di parti d'aria. Quindi c'è esattamente il contrario, ma nessuno che gli dice state raccontando delle frottole colossali, ci state raccontando questo imbroglio. Bisogna smascherarlo, perché altrimenti non se ne esce. E a Parigi l'Unione Europea dice no, dopo non essere riuscita a ottenere questi risultati, mi pongo un obiettivo ancora maggiore. Ma se non sei riuscita a saltare 5 centimetri, vuoi saltarne 10, vuoi saltarne 20, senza cambiare maniera. Va bene? E tutti hanno dato fiducia al fatto che a Parigi hanno fatto un par di palle a Parigi, no? Chiacchiere. Ma avete letto da qualche parte che comuni che sono delle chiacchiere? Ma nessuno l'ha mai detto una cosa di questo genere. Bisognerà pure che qualcuno le dica. Ecco, non le abbiamo dette. E questo libro vuole smascherare questo imbroglio, come tutta una serie di imbrogli vengono utilizzate, tutta una serie di parole per ingannare le persone. Ve ne faccio qualche esempio. Quando pensate alla parola, come si chiama? Parco. Parco, cosa vi viene in mente? Qui siamo in un parco, mi pare, no? Abbastanza, no? Allora, chiamano parco eolico una distesa in cui hanno abbattuto tutte le piante su un crinale di montagne, di colline. Non solo hanno abbattuto tutte le piante sul crinale per mettere le pale eoliche, che sono alte, diciamo, fino a 150 metri, un palazzo di 9 piani alto 27 metri, tanto per avere un rapporto di grandezza, no? Bene. Ma per portare su i componenti di queste cose qua hanno dovuto pelare completamente un crinale della collina, fare delle strade d'accesso per macchine movimento terra, un disastro, e lo chiamano parco eolico, perché fanno un parco, addolcisce la cosa, no? Una distesa di pannelli fotovoltaici su terreni agricoli è un parco fotovoltaico, ma il massimo, l'ho letto, ero proprio sbalordito, quando è saltata un'industria chimica a Leverkusen in Germania. Questa industria chimica era inserita in una, come si chiamano quelle cose, dove stanno tante industrie, un polo industriale, dove hanno concentrato tutte le industrie chimiche peggiori esistenti. Era saltato questa cosa e c'era stato un problema nel parco chimico. Guarda, non è una barzelletta, è vero. Il parco chimico. Dove vogliono mettere le scorie nucleari? In un parco tecnologico.
È tutto così, ma nel libro c'è un capitolo in cui si smascherano queste cose, questi imbrogli che vengono detti. Si chiama, cioè, il cambiamento climatico. Perché lo chiamano cambiamento? Chi l'ha inventato sto nome? L'ha inventato Kissinger. Perché quando parli di cambiamento, ai pollastri della sinistra gli viene in mente che il cambiamento è un miglioramento. Se io sto bene e mi viene una malattia, c'è un cambiamento del mio stato di salute. È un miglioramento? Cercano di far credere che il cambiamento, la sinistra deve cambiare perché il cambiamento climatico. Poi i cambiamenti climatici ci sono stati nella storia della Terra una quantità. Che problema c'è? Ci saranno altri e andrà tutto a posto. No? Mentre la definizione specifica è surriscaldamento globale. Perché questo è il concetto che dovrebbe essere veicolato. Economia circolare, dice, con l'economia circolare risolviamo tutto, cioè ci faccio la raccolta differenziata e salvo il mondo. Tu salvi un par di niente con la raccolta differenziata, la devi fare, ma se la raccolta differenziata non è inserita all'interno di una riduzione complessiva dei rifiuti, è come la fatica di Sisifo. Da una parte riduco la quantità di rifiuti che porto allo smaltimento, e poi avete sentito Francesco come ha spiegato bene le cose che si possono fare, ma dall'altra, se aumento la produzione, aumento la quantità di rifiuti. Quindi la economia circolare ha un senso all'interno di un'economia della decrescita, altrimenti diciamo non funziona, no? Voi pensate che loro pensano che se tu riutilizzassi il 100% delle risorse, dei rifiuti, trasformando le risorse, dovresti salvare il mondo. Quant'è che si ricicla? Quant'è che si ricicla delle rifiuti? Il 100%? Che si ricicla effettivamente. Si potrebbe forse arrivare al 100%. Ma quant'è che? 70. Tu sei ottimista. Della plastica è 50. Ammettiamo che sia 50, va bene? Se l'economia deve crescere, io l'anno 2 ho bisogno di più risorse di quelle dell'anno 1. E quindi, anche se riciclassi il 100%, non mi basterebbero. Senza contare che per riciclarle comunque occorre dell'energia. Quindi è un imbroglio, anche questo qui, totale, colossale. Cioè dobbiamo veramente smascherare le modalità con cui cercano di credere quello che non è credibile. Poi il concetto, adesso parlerò anche del concetto di sviluppo. Il concetto di sviluppo, sapete quando è nato? Cosa significa sviluppo? Sviluppo significa liberarsi da un viluppo, qualcosa che avviluppa. Per la prima volta è stato utilizzato in economia dal presidente americano nel 1940, dopo la fine della seconda guerra mondiale, Truman. Va bene. E lui cosa ha detto? Noi siamo i popoli sviluppati, poi ci sono quei poveretti dei popoli sottosviluppati. Perché sono sottosviluppati? Perché non sono come noi. E noi perché siamo sviluppati? Perché abbiamo un prodotto interno lordo pro capite più alto del loro. Cioè perché la nostra economia produce degli oggetti per essere venduti, per essere comprati. Gli altri sono poveretti perché hanno un'economia basata soprattutto sulla autoproduzione e sull'autoconsumo delle cose prodotte. Come è stata sempre l'umanità, sapete, sempre ha procurato le cose necessarie per vivere in tre maniere. Autoproducendole, scambiandole sotto forma di dono reciproco del tempo nell'economia comunitaria. Comunità significa cum munus dal latino. Cum, complemento di compagnia, munus, dono. Le comunità sono gruppi umani in cui il cum, il legame sociale, è costituito dall'economia del dono. Il terzo aspetto è la mercificazione, c'è sempre stata. Io non voglio dire che è negativa la mercificazione, è negativo che diventi tutto, che cancelli l'autoproduzione e che cancelli l'economia del dono, come è successo. Allora, loro hanno l'obiettivo di diventare, noi che siamo i più bravi, abbiamo il compito di fare in maniera che gli altri facciano quello che abbiamo fatto noi. Generosi, si è lasciato scappare a Truman il fatto di dire che la nostra economia cresce se i paesi sottosviluppati cominciano a svilupparsi, cioè se entrano nell'ottica della mercificazione,
perché se no a chi li vendiamo tutti i prodotti che produciamo contemporaneamente? Allora, il tentativo è di fare in maniera che si sviluppino, perché noi possiamo, e siamo più forti, utilizzare il loro mercato sia per avere delle risorse, sia per vendere dei prodotti. In questo libro riporto una cosa della FAO, in cui si vede che nel Mozambico la provincia che ha il prodotto interno lordo più alto è la provincia che ha il numero più alto di persone che soffrono la fame. Come mai? Perché lì producono per vendere ai paesi ricchi dei prodotti che i paesi ricchi non possono produrre perché il clima non lo consente. Quindi la produzione fatta in quei paesi fa alzare il prodotto interno lordo di quella provincia, è una produzione che priva gli abitanti di quella provincia del necessario per vivere. Questo è lo sviluppo che viene, le politiche per tutti che lo sviluppo, cioè è una parola tossica veramente che dobbiamo cancellare dal nostro vocabolario, no? Perché passa attraverso la unificazione del mondo sulle esigenze dei più ricchi, a scapito dei più poveri. La povertà è aumentata, non è diminuita, nonostante le politiche per lo sviluppo. Allora, in questo quadro, che non è certo incoraggiante, noi, è la diagnosi, ecco, il tentativo di questo libro è di non fermarsi alla diagnosi. Dice, che cosa dobbiamo fare? Forse a voi interessa di più di quanto non interessasse a Genova questo discorso. Speriamo. No, io sono convinto, perché tutte le persone che io qui conosco e quelle che sono venute perché sono state, diciamo così, portate, interessate ai nostri ragionamenti da Gallina, va bene, sono persone che hanno una motivazione molto profonda, non si accontentano delle chiacchiere, non si fanno prendere per il naso. Allora, che cosa è? E qui esce fuori questo nostro due concetti, e poi finisco, non è proprio brevissimo, ma comunque il primo concetto è quello che chiamiamo la conversione economica dell'ecologia, che è il contrario di quello che si dice normalmente. Normalmente si dice conversione ecologica dell'economia. E cosa significa conversione ecologica dell'economia? Fare in maniera che lo Stato spenda più soldi per acquistare e sviluppare delle tecnologie ambientali che si ritiene che siano più costose delle tecnologie che sono finalizzate alla crescita della produzione di merci. Fare l'ecologia è qualcosa che costa di più. È roba per ricchi, non è roba per poveri. Questo è il concetto che viene passato. Allora, mentre noi diciamo il contrario, che significa conversione economica dell'ecologia? Fare qualche cosa che ha un valore dal punto di vista ecologico e che conviene dal punto di vista economico. Perché a quel punto tu ottieni due cose. Primo, smonti l'idea che l'ecologia sia un costo in più. Non è vero, se lo fai in una maniera giusta è un'opportunità di guadagnare. Secondo, smonti l'idea che bisogna metterci dei soldi da parte del pubblico per fare delle cose perché l'ecologia non sarebbe in piedi. Dice, non è così. Se fai le cose bene dal punto di vista ecologico, sono vantaggiose anche dal punto di vista economico. Tre esempi. Uno non lo faccio perché ve l'ha fatto ieri Francesco. No? Il riscaldamento degli edifici, la legge del 110%. Io ho scritto in questo libro che è una legge concettualmente ottima, realizzata nella maniera peggiore possibile. Perché? Perché si è detto, diamo i contributi statali per fare delle ristrutturazioni energetiche degli edifici. Ora, che ristrutturare energeticamente gli edifici sia una cosa fondamentale è dimostrato da un fatto preciso. Cioè, gli edifici in Europa consumano il 45% di tutte le fonti fossili che vengono consumate. Se non si riducono i consumi degli edifici, non si ottengono i risultati che si vogliono ottenere dal punto di vista della riduzione delle emissioni di CO2. Come si fa a ridurre i consumi energetici degli edifici? Si fa in maniera di ridurre le dispersioni termiche che fanno. Quando gli industriali di Piacenza dicono dobbiamo avere altre fonti, avere il nucleare e compagnia bella, perché comunque pensano che l'unica maniera di fare l'economia è una crescita economica che richiede un aumento dei consumi energetici. Se invece gli edifici vengono fatti in maniera da non ridurre le dispersioni, noi abbiamo una riduzione delle emissioni di CO2
senza aver bisogno di aumentare le fonti che vengono utilizzate. Gli edifici fatti prima della fine della Seconda Guerra Mondiale consumavano molto meno degli edifici che sono stati fatti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché l'energia costava cara, ce n'era poca e bisognava utilizzarla bene e non sprecarla. Le case avevano una serie di accorgimenti che gli consentivano di non consumare tanta energia. Insomma, io ho abitato per 10 anni in una cascina, costruita forse negli anni 20, non so bene, e quando le cascine hanno i tetti che sporgono un po' rispetto al muri, no? Di quanto e perché sporgono? Io non me l'ero mai fatta questa domanda. L'ho capito una volta a mezzogiorno d'estate. Perché? Negli edifici a 2 piani il problema del surriscaldamento è superiore al piano, primo piano e non al piano terreno. Bene, quella sporgenza, quello sporto del tetto faceva in modo che tutto il primo piano fosse in ombra, ombreggiava tutto il primo piano quando il sole è alto sull'orizzonte. D'inverno, quando il sole è basso sull'orizzonte, lasciava passare i raggi del sole, entrava nella camera e sembrava che ci fosse la luce accesa, non c'era luce accesa, e che arrivavano i raggi del sole. Cioè era fatto in modo da utilizzare al meglio gli apporti gratuiti dell'ambiente nei confronti del clima. Ma adesso io non entro in questo termine perché sarebbe da fare un discorso molto lungo, ma ne dico ancora una, perché una volta c'era accanto al caminetto un muro che, insomma, che è sto muro, queste cose qua, no? Io volevo fare una libreria, dico, butto giù il muro e metto gli scaffali. Butto giù il muro e cosa c'era dentro? C'erano cocci di laterizi, tegole rotte, mattoni. Era la discarica dei laterizi. Cosa succedeva? Che di giorno, accendendo il caminetto, questi laterizi assorbivano il calore del fuoco. Di notte, che andavano a dormire e il caminetto si spegneva, rilasciavano il calore che avevano assorbito durante il giorno. Ma ce ne sono molte di queste cose qua. Allora, la prima cosa da fare, poi nel dopoguerra l'energia costava niente, quindi potete capire, la gente ha costruito le case con i foratini che lasciavano passare tutto. Allora, dobbiamo ridurre la dispersione termica degli edifici. Se riduciamo la dispersione termica degli edifici, riduciamo l'emissione di CO2 a parità di benessere. A parità di benessere. E abbiamo un secondo vantaggio. Riduciamo la bolletta di riscaldamento. Se consumavo 100 e dopo il mio intervento di ristrutturazione consumo 50, di mezzo l'emissione di CO2, di mezzo la bolletta. Quindi basta fare delle formule contrattuali in cui i risparmi sui costi di gestione diventano quote d'ammortamento degli investimenti per realizzare la ristrutturazione senza spendere dei soldi in più, ma semplicemente pagando i costi attraverso i risparmi che si ottengono. Allora è giusto che lo Stato metta dei soldi, perché se una famiglia è ricca non ha nessun problema a ristrutturare la sua casa. Se una famiglia è povera ha dei problemi a ristrutturare la sua casa, lo Stato interviene, gli paga le spese di investimento, pretende però che ogni mese, al posto della bolletta che avrebbero continuato a pagare con i costi più alti, con la bolletta paghi l'ammortamento della ristrutturazione che è stata fatta. Cioè il vantaggio economico è direttamente proporzionale al vantaggio ecologico, come va spiegato nel trattamento dei rifiuti Francesco ieri, tale e quale. Cioè capite che cambia completamente la mentalità, cioè tutta l'economia può essere reimpostata in questa maniera. E oltretutto si creano posti di lavoro, perché questi lavori vanno fatti, che vengono pagati con il risparmio economico conseguente al risparmio energetico che si può avere. Quindi la prima regola, io ho sentito degli ambientalisti che mi dicono, ma tu ragioni in termini economici. E beh, allora noi ragioniamo in termini, diciamo, ecologici, dobbiamo demercificare. Ma guardate che l'umanità non ha mai fatto a meno della mercificazione. La mercificazione c'entra, è una parte, non deve essere il tutto. Questo è l'elemento fondamentale, no? Allora,
Dico sì, io rivendico il fatto, anzi, pensate che si può addirittura fare una concorrenza tra le aziende, tra quelle che, sulla base della riduzione dei consumi energetici che riescono a ottenere. Cioè, se tu mi fai ottenere il 30% di risparmi e l'altro mi fa ottenere il 50% di risparmi, a quel punto io scelgo quello che fa il 50%. Allora si innesca un meccanismo concorrenziale che spinge le aziende a perfezionare le tecnologie che riducono le emissioni di anidride carbonica. Può diventare addirittura un elemento di concorrenza. A proposito di 110%, ecco, mi piacerebbe sapere da Maurizio che spiegasse perché è una buona legge ma implementata male, e volevo fare un esempio prima di fare la domanda specifica. Proprio 2 giorni fa ho letto una notizia che mi ha abbastanza sconvolto. Sapete qual è stato, diciamo, il record di spesa nell'efficientamento, basato tutto su tecnologie incredibili, no? di un condominio in una località montana? Può darsi che qualcuno l'ha letto, comunque ve lo dico io. Un solo condominio, il record nazionale finora di questo 110% è stato 38 milioni per un condominio. Poi c'è stata una villetta che ne ha spesi 480 mila, cioè magari pure di una famiglia anche ben messa. Quindi in cosa, diciamo, con questo super bonus, pur essendo come fondamento, diciamo, una buona legge, però non è stato ben implementato, perché poi ci ha regalato 200 miliardi finora di debito pubblico? È dovuto al fatto che è stato interpretato come un regalo fatto a delle persone, senza stabilire, diciamo, il reddito, perché poi lo Stato dei soldi li può dare alle famiglie più povere, perché uno dei compiti della solidarietà della popolazione è quella che i più ricchi in qualche maniera contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni dei più poveri. Bisogna uscire dalla logica del regalo. La logica del regalo si basa sul fatto che si è convinti che l'ecologia sia un costo in più. Bisogna passare alla logica di un prestito da restituire e fare in maniera che l'elemento di gara sia il tempo più breve di rientro dell'investimento attraverso il risparmio che si riesce a ottenere. Questo è il punto. Se io ricevo un prestito per ristrutturare l'edificio, la mia bolletta si riduce e io trasferisco questa riduzione della bolletta in una restituzione allo Stato, lo Stato ha dei soldi e può fare un altro investimento in un'altra casa che farà lo stesso meccanismo, quindi si metterebbe in moto un meccanismo che si autogenera di estensioni. È chiaro che se mi dai i soldi gratis, io più le spendo e meglio è, perché poi si mettono dentro fattori di imbroglio, tutte queste cose qua, ma se devo restituirli non c'è più la sostanza dove fare la speculazione. Quindi questo... Perché le aziende comunque gonfiano poi loro fatturato. Non sento. Le aziende deputate a fare questi lavori, abbiamo capito che gonfiano i loro fatturati, e lì è un altro problema. Sì. Di delinquenza e di danno. Sì, perché se fai, gli dai l'occasione di farlo, io non ti do i soldi gratis. Ti faccio un anticipo che tu mi devi restituire. Cioè, questa è la differenza. Perché ti dico, non ti do i soldi gratis, perché non è vero che l'ecologia costa di più e deve essere sostenuta dallo Stato. Se fai le cose bene, l'ecologia diventa un costo di meno e deve stare in piedi sulle regole del mercato. Questo è l'elemento di fondo. Cambia concettualmente la cosa, ma del resto, gestendo bene i rifiuti a Tivoli, c'è stato un aumento degli incassi con la vendita delle materie recuperate, materie seconde come si chiamano, e con una riduzione dei costi del conferimento allo smaltimento. E una riduzione dei rifiuti anche la riduzione dei... E anche una riduzione dei rifiuti, certo. Perché, sì, perché le persone hanno capito che comportarsi bene dal punto di vista ecologico sui rifiuti è un vantaggio anche economico. Se butto la bottiglietta di plastica in mezzo alla strada, la raccolta dei rifiuti deve andare ed è un costo. Se faccio una raccolta differenziata, accurata della plastica, la vendo ed è un guadagno. Questa è la... E nel momento in cui capisco che se mi comporto bene ne ho dei vantaggi economici, comincio anche a pormi il problema di che fine fanno gli oggetti che butto via. Cioè, quello che per me oggi non è un problema, che non esiste, lo butto, diventa invece occasione di riflessione, di approfondimento, di maturazione dal punto di vista ecologico, di sensibilità.
Questo è il punto fondamentale. Vabbè, ecco, questo io butto giù i concetti, poi insomma, li approfondiamo, li discutiamo, quello che vogliamo, però l'importante è che passi questo concetto qui. Non è un costo in più, è un costo in meno se si fa in una maniera giusta e corretta. E se è un costo in meno conviene economicamente, crea posti di lavoro e induce le aziende a farsi la concorrenza sulla riduzione dell'impatto ambientale, che è la stessa logica di Corongiu, perché ieri Corongiu vi avrà spiegato che l'obiettivo è conoscere quanta energia è contenuta negli oggetti che compro, e se compro gli oggetti che contengono meno energia perché sono stati prodotti in maniera più efficiente, le aziende sono incentivate a farsi la concorrenza nel produrre gli oggetti nella maniera meno costosa e energivora possibile. Questo è l'elemento di fondo. Ma non basta. Ecco, tutto questo, secondo me, è molto importante, ma è solo una delle cose da fare. Adesso vi dico la seconda e poi sto zitto, a meno che non mi chiedano. La seconda è quella che noi, oltre a ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza, dobbiamo anche ridurre i nostri consumi. Ma se io dico dobbiamo ridurre i nostri consumi, la gente si solleva e dice ma come è possibile? Pensate che sono degli ambientalisti che hanno detto dobbiamo ridurre i consumi agli anni 60. Cioè andassero a dire questa cosa in un mercato rionale, la cosa più grande che resta è l'orecchia. Va bene? Non è così. Quella che va fatta è una riduzione selettiva, non totale, perché la riduzione totale è la recessione, non è la decrescita. Mi è capitato, mi hanno dato stranamente, no? L'anno scorso, un premio per questo libro. E me l'ha dato un'istituzione che è gestita dal fior fiore dell'economia torinese. Presidente, un notaio, quindi potete immaginare così. E questo notaio a un certo punto ha detto, dice, l'unica cosa che io non riesco a capire, che mi fa proprio rivoltare lo stomaco, è l'idea di crescita felice. E gli ho detto, guardi, l'ho inventato io quel nome. Adesso glielo spiego anche perché succede questa cosa. Perché lei è convinto che la decrescita sia la diminuzione generalizzata. Ma se fosse la riduzione generalizzata, io l'avrei chiamata recessione, c'era già questo nome. Perché inventarne uno nuovo? È una riduzione selettiva. E gli ho fatto l'esempio delle case. E a quel punto lui è rimasto senza parole. È rimasto senza parole, non sapeva. Ho detto, ma a quel punto, visto che era senza parole, ho detto, ne approfitto, e gli ho parlato dei rifiuti. E allora cominciano a aprire qualche finestra nella loro testolina e mi hanno invitato l'anno successivo a fare il padrino del premio dell'anno successivo. E io di nuovo ho ribadito questo concetto, queste cose qua. Sarà poco, ma se fossimo di più a fare questo discorso avremo una capacità di influenza molto maggiore. Però quel poco che ognuno può fare, deve farlo, io dico, perché noi abbiamo un dovere anche morale nel fare certe cose, no? Ecco, il secondo concetto è questo del consumismo, perché ci hanno fatto credere che la felicità delle persone consiste nel possesso di cose. C'è un appiattimento di carattere materialistico. L'arcivescovo di Genova, 3 anni fa, che era il presidente della CEI, 3 anni fa, commemorando la festa di l'anniversario di San Giuseppe Lavoratore, nel Duomo di Genova ha detto, era un momento di crisi, per rilanciare l'economia dobbiamo rilanciare i consumi, ma non essere consumisti. Dice, eminenza, lei ha bevuto troppo vino della messa, perché come si fa? Ne metta un po' meno dentro. Ma come si fa a ridurre, a aumentare i consumi e non essere consumisti? Cioè, bisogna essere proprio un po' strani, no? Allora, il consumismo è il fondamento della nostra società, perché se si produce sempre di più, se l'obiettivo è la crescita della produzione, deve aumentare il consumo. Altrimenti, se il consumo non cresce come la produzione, c'è una sovrapproduzione. Se c'è una sovrapproduzione, bisogna che le aziende licenzino delle persone,
Se licenziano le persone che non hanno più uno stipendio, un salario, non possono comprare, diminuisce la domanda. E allora devono ridurre ancora la produzione e ridurre ancora l'occupazione. Si avvita una spirale che è la crisi di sovrapproduzione, quella che noi abbiamo. Cioè, si rompe tutto, si rompe tutto. Allora quello che occorre è capire che noi abbiamo questa arma in mano, se volete, che è quello di dire noi possiamo bloccare queste cose, ma la possiamo bloccare se siamo convinti che il senso della vita non è il possesso di cose, perché ci hanno fatto credere che il benessere si misura con la crescita del PIL. Se noi capiamo che il possesso di cose non dà un senso alla vita, e poi cerco di spiegare perché, cominciamo a riscoprire una dimensione che è stata sradicata dalla nostra testa, che è la dimensione della spiritualità, che non è la fede, non è la fede, questo deve essere chiaro. Dante, nella Divina Commedia, ha scritto: fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi. Cioè dà sostanza a quello che si spera e consente di ragionare su quello che non si vede. Cioè la fede è credere in qualche cosa che non è dimostrabile scientificamente. La spiritualità non è la fede, perché la fede non ce l'hanno tutti. La spiritualità ce l'abbiamo tutti, perché tutti gli esseri umani non hanno soltanto esigenze materiali, ma hanno anche esigenze spirituali. Di, come dire, incantarsi davanti a un tramonto o davanti a un quadro, di avere un rapporto positivo con gli altri, di pensare che sia importanti per la vita di un'altra persona o di altre persone. C'è tutta una serie, io ho fatto un po' una serie di cose, di elenchi da questo punto di vista. Ecco, mentre la soddisfazione dei bisogni materiali, no, io non la voglio demonizzare, perché noi non siamo soltanto spirito, siamo anche corpo. E mangiare un bel piatto di fettuccine è meglio che prendere pane e acqua, o no? Allora, dobbiamo anche soddisfare le esigenze materiali. Ma non sono tutto, questo è il punto fondamentale. Ci hanno fatto credere che siano tutto. E questa è la rivoluzione culturale che dobbiamo compiere. Riscoprire la dimensione della spiritualità, della gratuità. Io conosco soltanto una persona che ha fatto una definizione, cioè, della spiritualità in questa maniera. Ed è Robert Kennedy nel discorso che ha fatto nel 68, in cui ha detto: tutto quello che dà senso alla vita non fa crescere il PIL. Il PIL cresce quando cresce la mercificazione, quello che si compra e che si vende. E quello che si compra e che si vende cresce quando tu pensi che il senso della vita sia avere tante cose. Se invece tu capisci che c'è una dimensione che dà una soddisfazione più profonda e non ti limiti a questo, e dedichi il tuo tempo agli affetti, dedichi il tuo tempo alla generosità, dedichi il tuo tempo a capire la sofferenza di chi sta soffrendo e partecipare alla gioia di chi sta avendo momenti di gioia, dai meno importanza al lavoro, dai meno importanza alle cose e riduci oggettivamente il contributo che dai alla crescita economica attraverso la crescita della domanda. Questo è l'elemento da... Il possesso di cose non dà mai una gioia. Perché se desse una gioia il possesso di cose, una volta che c'hai quello che desideri, non compri più niente. E l'economia non funziona. Tu devi comprare qualche cosa che non ti dà soddisfazione, che pensi che ti dia soddisfazione, ma allunghi la mano e in quel momento svanisce. E hai bisogno di comprare un'altra cosa ancora. E quando pensi che svanisce di nuovo. Voi sapete, io racconto sempre l'episodio del film Rocopag, qualcuno di voi l'avrà già sentito, no? Ma io lo ripeto, ma si possono fare anche altri esempi. Questo film è un film del 63, Rocopag, e le iniziali dei quattro registi che hanno girato i quattro episodi: Rossellini, Godard, Pasolini e Pecoretti. Qualcuno si ricorda l'episodio di Pasolini, che era la ricotta. Quello di Gregoretti invece si intitola Il pollo ruspante, ed è la storia di una famiglia italiana nel momento del boom economico, quando questa idea di la felicità era avere il possesso di cose, vedere la televisione nuova, l'automobile, tutte queste cose qua, no? Allora, è una famiglia composta da papà, che era Ugo Tognazzi, la mamma, che era Lisa Gastoni, un maschietto, che è Enrico Tognazzi, che ha 7-8 anni, e una bambina. La prima scena di questo film è il papà, Ugo Tognazzi, che va a comprare il televisore nuovo. Non ha i soldi per comprarlo,
ha già un televisore e si indebita, firma 24 cambiali per poter comprare il televisore nuovo. Si impegna per 2 anni a pagare una rata, no? Va bene? Però è così contento, perché i messaggi sono che la cosa nuova è migliore della cosa vecchia e quindi devi... va a casa, inaugura il televisore, raduna la famiglia, lo accendono e la prima immagine che viene è quella di Topo Gigio che sta facendo la pubblicità a un televisore più nuovo di quello che aveva appena comprato. La gioia diventa subito frustrazione. Questo è il meccanismo, eh? Le cose non danno mai una soddisfazione. Dicono non c'è limite ai bisogni, soffrirai sempre. Se sei convinto che non c'è limite ai bisogni, soffrirai sempre, non sarai mai contento. Parlate con qualche psichiatra e vi dirà quello che succede da questo punto di vista, no? Invece la gioia spirituale non si esaurisce, è profonda, è continua, collega le generazioni, perché quando io mi incanto davanti a un quadro, mi incanto qui davanti a questo paesaggio che dicevano, sto incantandomi di fronte a qualche cosa che è stata fatta da generazioni precedenti e quindi c'è un collegamento intergenerazionale che si impara a rispettare e a valorizzare nella propria vita. È una cosa completamente diversa, bisogna che noi riscopriamo la dimensione spirituale. E se riscopriamo la dimensione spirituale abbiamo un sistema di valori diverso da quello attuale, è un sistema di valori che mette in crisi un'economia finalizzata alla crescita economica. Ecco, se noi vogliamo ridurre la nostra impronta ecologica, ridurre il consumo delle risorse, ridurre le emissioni di compagnia bella, abbiamo il compito dal punto di vista politico di aumentare l'efficienza con cui si utilizzano le risorse e dal punto di vista etico di rivalizzare la dimensione spirituale degli esseri umani. Grazie. Ecco, grazie mille per questo ottimo, come dire, insomma, intervento. Allora, io aprirei diciamo a commenti da parte di chiunque voglia fare domande, commenti, sensazioni, però vabbè, già che ho il microfono in mano magari faccio un commento io o comunque una domanda, ecco, a Maurizio, dato che io ho preso parecchie note, ecco, delle parole chiave. La prima che ho scritto nei miei appunti è stato ecofollia. Cioè, secondo le destre, gli ecologisti, però calma, cioè gli ecologisti veri ovviamente, non quelli che fanno greenwashing, ecco, gli ecologisti veri sarebbero ecofolli. Allora la domanda che volevo farti è la seguente, cioè significa che le destre che ci definiscono ecofolli sono brutte, cattive, e però allora significa che la sinistra invece è buona, come dire, e porta avanti invece i valori veramente giusti, quindi di vero ecologismo e di sostenibilità, oppure non è proprio esattamente così, ecco, come si potrebbe andare, diciamo, a concludere. Quindi eventualmente quale sarebbe, ecco, la via politica, se esiste, oppure non so, quale sarebbe la via politica da intraprendere, da supportare, ecco, un po' questo. Questa domanda è importantissima, perché noi siamo cresciuti in un clima in cui c'era, diciamo così, la destra che era per i privilegi e la sinistra che era per l'uguaglianza. Se leggete il libretto molto bello di Norberto Bobbio, Destra e Sinistra, 94, dice questo: l'elemento che distingue la destra dalla sinistra, molti hanno pensato che fossero tanti gli elementi, sostanzialmente sono questi, che la destra crede che gli esseri umani siano diversi per costituzione, per... come sono fatti, no? Per cui se uno ha più doti e l'altro ha meno doti, questa situazione non è modificabile e quindi non ha nessun senso fare delle politiche di uguaglianza, perché non si risolve questo problema. La sinistra crede che invece le differenze siano di carattere culturale e ambientale. C'è chi nasce in una famiglia meno colta, meno ricca e compagnia bella,
ha delle possibilità di sviluppare la propria intelligenza, la propria capacità inferiore agli altri, per cui il compito dello Stato è quello di fare in maniera che quelli che hanno meno di queste cose possano avere un miglioramento. Ecco. Ma questo discorso destra e sinistra è la traduzione storica nell'epoca della rivoluzione industriale di pulsioni precedenti alla destra e alla sinistra. Quando qualcuno mi dice Gesù Cristo era di sinistra, io dico all'epoca di Gesù Cristo destra e sinistra erano due indicazioni spaziali, qui c'è la sinistra che è per voi la destra e qui c'è la destra che è per voi la sinistra, punto. Non aveva nessun valore dal punto di vista politico. Destra e sinistra diventano la traduzione di queste idee nell'epoca della rivoluzione industriale. Destra e sinistra sono due posizioni diverse, continuano a essere diverse, però hanno una base culturale comune, cioè quella di credere che il senso dell'economia è la crescita economica, la crescita della produzione di merci, e quella di appiattire gli esseri umani sulla dimensione materialistica. Sia la destra che la sinistra sono concezioni materialiste e concezioni che non tengono conto della dimensione spirituale e del fatto che ci possa essere una società di tipo diverso rispetto a quella attuale. Quindi, nella logica attuale, destra e sinistra sono due posizioni che condividono l'elemento di fondo che questa società è la migliore della società possibile mai apparsa nella storia, perché è quella che ha dato più benessere materiale agli esseri umani. Noi dobbiamo invece costruire un modello culturale diverso da quello attuale e quindi ridefinire l'idea dell'uguaglianza, perché io parto dall'idea dell'uguaglianza, cioè non condivido l'idea della destra né dal punto di vista politico né dal punto di vista culturale. Non condivido l'idea della sinistra dal punto di vista politico, ma lo condivido dal punto di vista culturale, perché sono per l'uguaglianza. E allora quello che è necessario è una rivoluzione culturale che ci consenta di definire dei parametri di riferimento diversi rispetto a quello della società industriale, che ha finalizzato tutto alla mercificazione. Io non mi riconosco in nessuno dei partiti esistenti, nessuno. Abbiamo provato come sostenibilità e guida solidarietà appoggiare la pace, terra e dignità, perché comunque ci è sembrato che facesse un discorso diverso rispetto a quello degli altri, cioè ha messo tre valori di fondo che io condivido, e abbiamo deciso di dargli un piccolo appoggio nella campagna elettorale, un piccolo appoggio per vedere se si poteva introdurre all'interno del sistema politico corrente qualche cosa di diverso rispetto alla falsa alternativa culturale di destra e di sinistra. Quindi se qualcuno mi dice se sono di destra o di sinistra, io non sono né di destra né di sinistra. Se mi dici sei per l'uguaglianza o la diseguaglianza, sono per l'uguaglianza. Se mi dici questa società è la migliore esistente, dico no, non è la migliore esistente, perché non soltanto ci ha appiattito sulla dimensione materialistica, ma ci sta portando all'autodistruzione, all'autoannientamento dell'umanità. E quindi dobbiamo rideclinare l'idea dell'uguaglianza in un contesto culturale diverso da quello che è stato fatto fino adesso. E dico ancora una piccola cosa che secondo me è molto importante. L'idea che l'umanità possa autodistruggersi, perché punta a questa concezione antropocentrica, tutte le cose sono fatte per noi, sapete chi è stato il primo a fare questa cosa? Leopardi. Nel 1830, in un'operetta morale, il dialogo di un gnomo e di un folletto, preconizza la distruzione dell'umanità. Lo gnomo, che vive sottoterra perché è la divinità dell'era, esce fuori dal sottoterra e dice: mio padre mi ha inviato sulla terra per capire come mai non ci vengono più a rompere le scatole gli esseri umani, a scavare miniere, a fare queste cose. E il folletto dice: ma non lo sai, perché l'umanità è estinta, non c'è più. Ed è estinta per quali ragioni? Perché credeva che tutti gli esseri viventi fossero fatti per soddisfare le proprie esigenze. I maiali
Eh? Tutti gli esseri viventi fossero fatti per soddisfare le proprie esigenze, i propri capricci. I maiali sono pezzi di carne allestiti per le mense degli esseri umani, conservati non sotto sale ma con l'anima. Questa era la... Allora, quello, già all'epoca c'era questo fatto qui, Leopardi non era né progressista né conservatore, perché questo dovrebbe essere approfondito, io non sono stato ancora capace di farlo. Non era conservatore perché non andavo d'accordo per niente con suo padre, che era conservatore, reazionario, conte Monaldo, e perché, pur essendo la persona più colta di tutti gli abitanti dello Stato Pontificio in quell'epoca, non ha avuto neanche l'incarico di essere bibliotecario da qualche parte. L'hanno emarginato da tutto. Ma i progressisti non lo accettavano, perché lui criticava il modello di progresso che si stava realizzando. E il più acerrimo nemico nei suoi confronti è stato Niccolò Tommaseo, il quale diceva che non valeva niente dal punto di vista poetico Tommaseo. Manzoni, che è stato un bravissimo scrittore, ma come poeta, non so, fa piangere, perché se leggete che Sgorbi che ha scritto, vabbè, lo criticava, diceva che non era un poeta. Cioè lui aveva capito tutto, perché non era né progressista né conservatore. E nella poesia La Ginestra lo dice con chiarezza, no? In questi secoli superiori e sciocco, nell'Ottocento. Ecco. Io credo che noi dobbiamo risalire. E chi è stato nel Novecento che ha fatto la stessa cosa? Pasolini. Pasolini ha fatto la stessa cosa. E pensate, adesso nel prossimo libro, che sarà l'ultimo, perché poi mi ritiro, visto che sono già abbastanza vecchio, no? Lui ha preconizzato, ha profetizzato la fine della Democrazia Cristiana con 20 anni d'anticipo, e Papa Francesco con 40 anni d'anticipo. Sembra incredibile. Quando, dopo il referendum contro il divorzio, promosso dalla Chiesa e dalla Democrazia Cristiana, vince il no, Pasolini, che ha fatto la battaglia per il sì, no, il contrario, la battaglia per il no all'abolizione, quindi il sì al divorzio, si preoccupa. Perché si preoccupa? Perché dice che la vittoria del no, la vittoria del no indebolisce la Chiesa, e la Chiesa è l'unico baluardo contro il materialismo della società dei consumi. La più grande dittatura della storia mai realizzata, più del fascismo, perché il fascismo obbligava le persone a credere in certe cose, e l'adesione obbligata è un'adesione superficiale. La società dei consumi convince gli esseri umani a fare delle scelte come se fossero delle scelte proprie. Quindi, come fai a combattere contro una scelta che hai fatto tu? Allora, l'unica maniera di superare questo aspetto è il recupero della dimensione spirituale. E in quel momento in Italia l'unica forza che poteva, diciamo, opporsi a questa deriva materialistica era la Chiesa. E lui ha detto, andando avanti questo materialismo, il potere non avrà più bisogno della Democrazia Cristiana, cioè dei valori cattolici, perché la gente comunque accetterà il consumismo come criterio di vita senza che nessuno glielo imponga. E l'unica maniera che la Chiesa ha di salvarsi, perché questo lo distruggerà, questo aspetto, è mettersi contro il potere. Contro il potere. Bene, 20 anni dopo, nel giro di 2 mesi, la Democrazia Cristiana si scioglie, perché il potere non ha più bisogno della Democrazia Cristiana, e vince le elezioni un Berlusconi che, diciamo così, del materialismo fa ancora un uso più profondo di quanto non facesse la Democrazia Cristiana, perché lo toglie da ogni remora di carattere morale. 20 anni dopo questo crollo diventa Papa Francesco, il quale si schiera contro il potere e rivendica l'importanza
della dimensione spirituale e scrive quell'enciclica in cui l'elemento di fondo dell'ecologia integrale è riscoprire l'importanza delle relazioni di reciproca interdipendenza di tutti gli esseri viventi tra di loro, per cui il male che si fa a una specie vivente si ripercuote su tutte quante le altre. Bene. Questo è cosa penso dal punto di vista politico e culturale, che bisogna avere un soggetto politico in grado di ridare importanza alle scelte di carattere spirituale e a superare l'appiattimento materialistico degli esseri umani. Quindi questo dobbiamo approfondire. Commenti, domande da parte di chiunque? Aspetta. Che hai toccato nel tuo intervento, che è quella dell'autoproduzione, no? Che mi sembra importante che sviluppi ulteriormente, perché come ci hai insegnato tu, siccome non sai far più niente, devi comprare tutto. Uno dei sistemi attraverso cui si è sviluppata la domanda è proprio questa. E nessuno, diciamo, pensa che, mi ricordo, dicevano le persone, lavorare la terra è bassa. Quando si parlava e si parla tuttora della cultura delle piante e compagnia bella, se le piante hanno bisogno di acqua, si dice dobbiamo innaffiarle. Io ho sentito delle persone che dicevano la pianta ha sete. Allora, la capacità di mettersi in relazione con tutti gli altri esseri viventi significa anche quella di saper cogliere quello che la biosfera si offre con senso di responsabilità. E anche qui il Papa lo dice con chiarezza, dobbiamo utilizzare le risorse della terra come fossero un prestito, non come fossero un possesso. Bene. C'è stata tutta una tendenza, anche nella storia del pensiero, secondo me la persona che più ha sviluppato la parte dell'importanza dell'autoproduzione è stato Ivan Illich, il quale sosteneva che bisognava riscoprire l'economia vernacolare. Oggi si usa ancora l'aggettivo vernacolare per parlare del dialetto che si parla. L'origine etimologica della parola vernacolare è di carattere latino, tardo latino, e indicava tutte le cose che venivano fatte in casa per autoproduzione e non per essere commercializzate. Allora, l'autoproduzione è un elemento importante nel cambiamento degli stili di vita per rivalutare un atteggiamento non di rapina nei confronti delle risorse della terra, ma di responsabilità. Anche nei confronti delle generazioni future, ma di noi stessi, perché se si utilizza le tecniche agricole attuali finalizzate a massimizzare il rendimento, si utilizzano dei concimi chimici, i concimi chimici nutrono direttamente le radici delle piante e non l'humus della terra che trasforma l'azoto minerale in azoto organico che le piante poi utilizzano attraverso le radici, va bene? E quindi il massimo sfruttamento di risorse oggi corrisponde al massimo impoverimento della sostanza organica della terra, alla mineralizzazione, e cioè quindi a non avere più futuro. I contadini non hanno mai fatto questo, ma quelli attuali non sono contadini, sono imprenditori agricoli o operai agricoli. Va bene? E quindi la logica del profitto massimo è quella che si è imposta, è quella che ha creato una serie di problemi molto grossi che sono stati denunciati per la prima volta nel 1954 da Rachel Carson nel libro Primavera Silenziosa. Osservando un'oasi naturalistica piccola fatta da una famiglia in cui sono spariti tutte le forme di vita, come mai è successo questo? E lei ha detto, è successo questo perché intorno a questa oasi faunistica c'era una serie di proprietà agricole che sono state gestite con concimi chimici, con diserbanti, DTT all'epoca, sparso con gli elicotteri, con gli aeroplani. E questi veleni
sono stati assorbiti dalle piante, sono stati introdotti all'interno delle cortecce. Nel momento in cui le cortecce cadevano a terra, si decomponevano, venivano mangiate dai lombrichi, i lombrichi morivano perché la concentrazione di questo veleno aumentava, i lombrichi venivano mangiati dagli uccelli e morivano perché la concentrazione di questo veleno aumentava, c'erano processi di bioaccumulazione, e quindi si è arrivati alla distruzione di tutte le forme di vita. La specie umana è al vertice di tutte le catene alimentari. Se c'è questo processo di bioaccumulazione, la maggior parte arriva a noi. In questo libro cito uno studio di un economista molto bravo che si chiama Enrico Maria Cipolla, allegro ma non troppo, sentitelo questo studio. E lui a un certo punto fa un caso cartesiano, no? I quadranti cartesiani, nella linea, non so se la scissa ordinata, non ho mai imparato con le due, i vantaggi, è la scissa, va bene, i vantaggi che uno fa da una sua scelta e nelle ordinarie le conseguenze che si hanno su altri soggetti. Cioè, allora, nel primo quadrante a destra c'è uno che fa una scelta vantaggiosa per se stessa e vantaggiosa anche per gli altri ed è intelligente. Nel quadrante in alto a sinistra uno fa una scelta vantaggiosa per se stessa danneggiando gli altri ed è un farabutto, non so dire. Nella sfonda in alto a destra fa dei vantaggi per gli altri e danneggia se stesso, è un coglione. Nell'ultima sfonda a sinistra fa delle scelte che danneggiano se stesse e che danneggiano gli altri ed è un imbecille. Bene, questo nostro atteggiamento, siccome siamo al vertice di tutte le catene alimentari e danneggiamo tutte le altre specie viventi, danneggiando anche noi stessi, abbiamo questo tipo di atteggiamento senza rendercene conto. L'unico che ha affrontato questi problemi con forza è stato Papa Francesco. Io lo dico non da un punto di vista religioso, ma da un punto di vista filosofico. L'ha detto con una chiarezza estrema. Vi dico ancora questo che poi... 2015 esce la Toto, sì. 2015 c'è l'Expo di Milano, 2015. Non tutti si ricordano il titolo dell'Expo di Milano. Sapete qual era il titolo? Non lo ricordate? Nutrire il pianeta. Cioè, quale imbecille pensa che l'umanità nutre il pianeta? Una persona nel mondo dotata, diciamo, che ha fatto la terza elementare, sa che è il pianeta che nutre l'umanità. È il massimo dell'antropocentrismo. È il massimo del quadrante in basso a sinistra di quello che danneggia se stesso mentre danneggia anche gli altri. Ecco, noi dobbiamo smontare queste convinzioni perché la gente è convinta. Qualcuno mi ha detto che il titolo, non lo so se è vero o non è vero, di nutrire il pianeta l'abbia fatto, lo posso dire, non lo dite, ci sia lo zampino di Slow Food. No. Cioè, no. Speriamo di no. Speriamo di no. Anche questo fanno terra madre, quindi non è il contrario, insomma. Sì, ma questo per dire che certe idee sono talmente radicate che uno non se ne rende nemmeno conto delle cose che fa. E probabilmente c'è stato qualcun altro che l'ha suggerito, se è stato così, non so se è vero o se non è vero. Ho provato a chiedere a qualcuno di Slow Food, mi ha opposto un dignitoso silenzio. No, che tra l'altro peggio del peggio, cioè che quella, appunto, il fatto di nutrire il pianeta è stato realizzato, se non sbaglio, sotto epoca dei progressisti milanesi, se non mi ricordo male, ma ricoprendo ettari di area agricola, cioè perché è stato fatto a Milano su dei campi che erano area agricola, quindi che cosa nutri se cementivi, cioè siamo veramente alla follia. Allora, operativamente che cosa facciamo? Andiamo avanti magari con un po' di discussione, domande eccetera, se ce ne sono, o se mi date qualche direttiva? Esauriamento. Ok. Abbiamo commenti, domande o altro da parte di qualcuno? Ecco, ce n'è una là. Allora, buongiorno professore. Ho sentito prima appunto che è stato toccato il tema dell'importanza di ripensare, diciamo, i valori anche la cultura. Credo che sia importante questa cosa, soprattutto nei confronti dei più giovani e delle scuole. Per giovani intendo già dall'asilo, nel senso che
almeno questa è la mia percezione, quello che giustamente ha definito dittatura, oggi anche di una certa visione della realtà, è estremamente radicata. Qua, diciamo, parlo per esperienza anche nel mondo del lavoro, laddove cerco di introdurre alcuni degli elementi o concetti che ha enunciato oggi, vedo spesso tante barriere. E per questo che dico, probabilmente come si è costruita o consolidata nel tempo un certo modo, insomma, di interpretare la realtà, cioè il concetto per esempio di consumo come stile di vita l'aveva scritto Victor Lebon negli anni 50, che è stato un importante dirigente statunitense, e analogamente ci sono stati per esempio Herbert Schiller, che ha parlato negli anni 70 all'interno di un libro, The Mind Manager, di come il sistema di credenze, di valori, anche di comportamenti di fatto delle masse poi potessero essere ricondotti al controllo di un manipolo di persone. O anche Vance Packard 20 anni prima aveva parlato dei persuasori occulti. Quindi secondo me è molto importante nella, diciamo, nella pratica, anche per quanto riguarda Secus, questo avvicinamento, se vogliamo, in diretto degli adulti per tramite dei bambini, anche se magari non è molto elegante, per provare a introdurre queste modalità diverse, appunto, di relazionarsi tra le persone, anche delle tipologie di valori da interpretare nella quotidianità. Non so che cosa ne pensa in merito. Sentendo queste cose mi è venuto in mente un libretto scritto da un professore universitario di Siena, che parla della necessità del passaggio dal benessere al benavere, che dal punto di vista concettuale è un'assurdità, perché il concetto di miglioramento insito nel bene non è conciliabile con le cose quantitative. Avrebbe dovuto scrivere il passaggio dalla società del benessere a una società del tanto avere. Bene, questo studioso, questo economista, riporta il testo di una pubblicità di società automobilistiche americane rivolta a bambini di 3 anni. Dice, ma come cosa interessa a un'azienda automobilistica fare promozione nei confronti di bambini di 3 anni, nei giocattoli, in tutte queste cose qua? Dice, quando, se ti vuoi conquistare una persona per tutta la vita, devi prenderlo da bambino. Cioè, questi qui pensano al condizionamento dei bambini su prodotti che potranno avere soltanto da adulti, per fare sì che individuino il senso della vita nel possesso di quei prodotti. Allora, se lo fanno aziende di questa importanza, pensare che noi possiamo capovolgere questa situazione è un po', come dire, ambizioso. Partiamo assolutamente svantaggiati da questo punto di vista. Però c'è da confidare su 2 cose. Primo, sul fatto che comunque c'è un degrado ambientale che va avanti in ogni caso, che questa società arriva alla situazione di peggiorare progressivamente le condizioni di vita delle persone, e quindi può in qualche modo far aprire degli occhi. E secondo, che perlomeno una volta nella storia Davide ha vinto su Golia. Però questo è un punto fondamentale su cui intervenire. Abbiamo la forza, la capacità di intervenire in queste cose? Dobbiamo comunque porcelo, è importantissimo. C'è Sergio. Andiamo da Sergio. Dunque, qualche riflessione. Io conosco Pallante da molti anni, sono d'accordo su tutto, quindi non ho da fare domande. Volevo invece fare una constatazione in relazione alla prefazione del presentatore. Io vivo in Emilia. Il modello di sviluppo del PD è identico a quello della destra più becera. Do alcune cifre. L'Emilia è andata sott'acqua l'anno scorso, anzi la Romagna è andata sott'acqua. È la prima regione in Italia ad avere costruito in zone collinari. La prima, detta da Pileri, da Lispra, ecco, tanto per intenderci. Si produce in Emilia il 65% della plastica nazionale. Questo.
polo europeo di produzione. Perfetto, perfetto. Diciamo, siamo maestri insieme ad altri, però maestri della, dei poli logistici. Vuol dire cementificare tutto. Che è pazzesco, c'è cioè qualcosa che è fuori dalla norma. Quindi voglio dire che bisognerebbe scaravoltare tutto completamente, non abbiamo i mezzi. L'altro giorno mi è arrivata una notizia che Mercalli si era candidato in un paesino vicino a dove ha non al mese, su a Vason, e non ha aperto la lista e lui non ha ricevuto un voto. Quindi per dire che diciamo, la conoscenza scientifica non fa parte del pabulum, neanche la cultura. E per diciamo così farci un po' consolarci, io una volta ho organizzato un dibattito più di 20 anni fa tra la Ravaioli, che tu hai conosciuto, carattere donna intelligente, carattere difficile, e Giovannelli, che era un senatore del PD. In separata sede, poi la Ravaioli mi disse: ma secondo me è un po' scemo questo qua. Io naturalmente andava piano a dirmelo, andava piano a dirmelo perché pensavo fosse un mio amico. Ho detto: guarda, io un po' che lo penso, però questo è. Avevo preparato dei volantini in cui facevo qualche citazione. Una era di Kenneth Bolding, quella del 72. In cui si dice appunto solo un pazzo può pensare che ci possa essere una crescita infinita in un mondo finito fisicamente. Un'altra era di quello che chiunque si sia occupato di educazione deve conoscere, Giovanni Bollea, il padre della neuropsichiatria infantile. Faccio questo intervento per fare riferimento al cambio culturale. In un suo servizio, nel 94, aveva 82 anni, disse che i due principi su cui bisognerà educare i bambini, al di là di quello che hai citato tu, sono sobrietà e solidarietà, esattamente quello che dici tu. Quindi voglio dire, e Giovanni Bollea non era una persona qualunque, né era un genio praticamente. Quindi c'erano principi che anche gente che non aveva studi scientifici, come Tartaglia per esempio, Tartaglia è un ambientalista noto proprio per ragioni scientifiche, tanto è vero che anche lui fa alcune citazioni di poeta che hai citato tu prima, di Leopardi ovviamente, sul dialogo tra un pastore islandese e la natura, ecco questo. Quindi voglio dire, ci si comincia a allargare, però secondo me noi non abbiamo la forza per fare qualcosa, noi dobbiamo essere politici, ma come innanzitutto essere suggeritori instancabili, perché abbiamo una classe dirigente, lì ce lo ricorda anche lui Viale, quando dice che è una dittatura dell'ignoranza questa, e quindi bisogna non stancarsi. Condivido solamente quello che ha detto Sergio, ci mancherebbe, non ho niente da aggiungere. Solo una cosa velocemente, non bisogna, per le persone stimabilissime che tu hai cercato, non bisogna limitarsi a fare la diagnosi, bisogna anche fare la terapia. Tutte queste persone hanno fatto molte diagnosi accuratissime, eccellenti, non hanno speso altrettanta intelligenza nel fare le terapie. Solo questo. Ma allora, secondo me è fondamentale, combinazioni, ci sono stati due interventi che parlavano dell'educazione già per i bambini, in età molto molto verde, diciamo. Questo è fondamentale, perché? Perché noi adulti abbiamo un problema, abbiamo il fatto che viviamo in una società e abbiamo, come posso dire, e abbiamo alcuni costumi che sono mai secolarizzati, normalizzati. Molti di noi fanno delle cose perché è normale farle, è difficile andare a destrutturare. Con i bambini è un pochino più facile, perché non hanno ancora quegli occhiali con cui vedono il mondo in modo molto più, non hanno ancora tutto quel bagaglio di esperienze magari corrotte che noi ereditiamo purtroppo perché abitiamo in una società di un certo tipo.
Adesso non voglio scandalizzare nessuno, ma io faccio un tipo di attivismo, vado anche nelle scuole a spiegare, ed è interessante vedere come i bambini reagiscono quando gli si spiega esattamente che cos'è una bistecca, cioè che è un pezzo di un corpo. E molti hanno un rigetto che magari noi adulti facciamo fatica, ed è una parte di quella spiritualità che va recuperata, perché è vero, come adesso voglio un po' citare, che non esiste lo sviluppo sostenibile, non esiste neanche una gerarchizzazione dei corpi spirituale, insomma, e con i bambini si riesce a fare dei ragionamenti. Poi noi abbiamo una visione consumista, tanto per intenderci, gli animali d'allevamento per carne sono 70 miliardi nel mondo e abbiamo un'economia corrotta, lo sappiamo, eccetera. Con i bambini si può far notare come alcuni comportamenti che noi abbiamo secolarizzato e che sono normali, non è detto che siano assoluti, no? Io mi ricordo, aiutatemi voi, io mi ricordo quella, è un dipinto, non mi ricordo di chi, e faceva vedere questi uomini bianchi attorno a un tavolo con la servitù nera attorno e sotto c'era scritto politici che parlano di abolizionismo. Ecco, è complicato, coi bambini si può fare un lavoro più semplice perché non hanno ancora quell'occhiale consumistico, che hanno bisogno di tutto subito, sono un pochino più attenti anche a un discorso un pochino meno materialistico, perché l'idea materialista del bambino deve ancora, stavo per dire, crescere, no, essere inculcata, perché il bambino non nasce con la mania dell'accumulo, impara che la società è fatta di accumulo, quindi anche lì è qualcosa su cui lavorarci. Sì, è uno dei fondamenti del pensiero effettivamente nostro. Abbiamo ancora domande e commenti? Tanto si va a oltranza, diciamo, sì, anche sì. Poi stiamo cercando le pizze, mi pare di capire. Va bene, come al solito, insomma, secondo me oggi meglio, ancora meglio di altre volte, Maurizio, devo dirti onestamente che cosa... Certo. Sì, no, anche meglio di altre volte, perché secondo me ci sono degli elementi di questa semina che oggi forse bisognerebbe riuscire a concretizzare in un raccolto anche, no? Nel senso che il nostro movimento in questi anni secondo me sta seminando dei semi di consapevolezza, dei semi di conoscenza, anche non soltanto di consapevolezza, cioè noi cerchiamo di far conoscere questa cosa perché ci rendiamo conto che molte persone proprio non la conoscono, cioè non conoscono gli elementi fondanti della crisi climatica, del surriscaldamento climatico, e non conoscono il fatto che tutto sommato è vero che noi siamo parte di un sistema, ma siamo la parte più debole. Cioè, l'elemento di debolezza è l'uomo in questo momento, no? Voglio dire, certo, è quello che sta mettendo a rischio il sistema, ma se immaginiamo per un momento che questo sistema come sta avvenendo, ma lo faccia improvvisamente e noi scomparissimo, no? Dalla faccia della Terra, la Terra si rigenera nel giro, secondo me, di qualche anno, no, o di qualche decennio. Dopo la pandemia. Esatto. La pandemia è stato l'esempio, no? Abbiamo dovuto chiuderci in casa perché la natura in qualche modo si è rivoltata contro alcune delle nostre scelte fondamentali. Noi ci siamo chiusi in casa e la natura si è ripresa gli spazi che doveva prendersi. Quindi da un punto di vista proprio semplicemente noi siamo la parte debole, l'anello debole di questo sistema, ok? Poi ci siamo, e siccome siamo deboli, ci creiamo delle sovrastrutture per rafforzare potenzialmente questa nostra debolezza e fare in modo di sopravvivere a un sistema che ci annienterebbe. Questo è l'elemento. Ora, il compito nostro, secondo me, è sviluppare la politica e quindi riuscire in qualche modo a costruire conoscenza, costruire consapevolezza, perché la consapevolezza è l'anticamera, dal mio punto di vista, di un'azione politica.
perché la conoscenza è il primo elemento, è l'elemento fondamentale, se non conosciamo non possiamo essere consapevoli, ma il secondo elemento è sapere che possiamo fare e sapere che possiamo incidere. Allora, ogni partito politico oggi, i partiti politici sono fondamentalmente, come dire, autocentrati e riproducono loro stessi. Cioè, non c'è nessun politico oggi che non lavori per le sue prossime elezioni, per essere riconfermato alle prossime elezioni. Nessuno di questi lavora per il futuro dell'umanità, della natura, dell'ecosistema. Nessuno di questi, neanche i partiti ecologisti, fanno di tutto per essere riconfermati e per essere in qualche modo protagonisti delle prossime elezioni. E quindi di essere riconfermati. Noi dobbiamo anche, da questo punto di vista, dal mio punto di vista, ma non credo soltanto dal mio, cominciare a ribaltare anche questo tipo di logica. Noi la politica la vorremmo fare per tutti gli esseri viventi. Dobbiamo trovare gli strumenti affinché, come dire, si possa entrare nelle istituzioni, e se non possiamo entrare, fare in modo che chi è nelle istituzioni faccia quello che deve fare nella direzione giusta. Ora, secondo me lo scopo primario, almeno in questa fase di Secus, è quello. Se non siamo ancora un soggetto eleggibile da un punto di vista, come dire, appunto elettorale, dobbiamo fare in modo che chi viene eletto sia fortemente consapevole, sia fortemente orientato verso politiche che in qualche modo vadano in quella direzione lì. Direi che mi fermo qua, insomma. Scusa. Due parole. Andrea, tu hai ragione, sono i bambini, ma qui nascono dei bambini veloci che immagazzinano nella svelta. C'è un doppio lavoro da fare, sui genitori e sui bambini, perché i genitori ci mettono 5 minuti a rovinarceli, ok? Gli picchiano in mano un ciupa ciupa e poi quando il bambino accompagna a 3 anni vuole il ciupa ciupa, ok? Io ho avuto un'esperienza al supermercato, dove supermercato piccolo qui che va, dove c'era Salumina, il mio amico, che stava dando una fetta di prosciutto crudo da assaggiare alla mamma, dicendo dagli un pezzettino al bambino. Il bambino aveva in bocca un ciupa ciupa e lei gli ha chiesto: toglimi il grasso perché fa male al bambino. Me lo guardavo lì, no, perché con la merda che ti hai messo in bocca fa no male. Traduco, il salumiere ha detto: ascoltami, domenica mattina vai a fare la spesa dall'altra parte perché mi fai perdere i clienti. Capisci? Cioè, noi c'è un doppio lavoro da fare, perché abbiamo dei genitori che ci mettono niente a rovinarceli, e poi bisogna fare quello che giustamente hai detto tu. Per quanto riguarda l'eleggibilità e tutte quelle cose qui, cioè noi siamo in una fase dove i partiti non hanno più credibilità, non confondiamoci, non è la politica in crisi, perché la politica è una cosa sacra, e i partiti non hanno più credibilità. Noi siamo in una fase dove siamo vergini e possiamo, come dice lui, proporci o fare in modo che i partiti riacquistino la loro credibilità seguendo le nostre intenzioni. Facciamo un lavoro difficile che non è per sempre, cioè noi siamo l'alternativa ai partiti, ma non per sempre, in questa fase dove loro devono smetterla di essere autoreferenziali, di continuare a spartirsi il potere e basta, di vivere di elezioni, perché qui le elezioni ormai, cioè, si spererebbe in Italia un accorpamento generale, no? Dove si vota la regione, i comuni, l'europeo, tutto in un giorno, così almeno smettiamo che tutti i giorni c'è un'elezione, no? E perciò le convenienze dei partiti, abbiamo un problema giornaliero, insomma, ecco. Però ripeto, noi siamo più o meno credibili, ma comunque siamo vergini,
siamo vergini. A noi nessuno può dire avete fatto cazzate o cose di questo genere. Perciò noi possiamo sia essere da stimolo ai partiti e sia cominciare ad essere eleggibili, ecco, se c'è la forza in un territorio. Cominciamo ad andare comunque in aiuto alle forze civiche. Io sto facendo qui in Lomellina. A Cilevenia è stata eletta una civica dove ci sono dentro dei miei amici che insomma sono un po' neofiti della politica. Mi hanno chiesto aiuto e per carità, io sono qui, vi aiuto, cioè non è che sono il genio, però se posso darvi qualche consiglio ve lo do. Lo stesso è successo a Parona, non hanno vinto, però devono cominciare a fare opposizione seria. Soffritte mi ha chiesto di aiutarlo, gli ho detto di sì, ecco, possiamo cominciare a fare anche questo sui territori.